mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adora e piscinina, ti te dominet mina. Buonasera, grazie per questo applauso, ma grazie soprattutto per essere accorsi così numerosi stasera in questa bellissima piazza italiana. So benissimo che adesso molti si aspettano il solito karaoke, la solita sfilata di Miss. È vero, purtroppo c'è da dirlo, negli ultimi anni le piazze italiane hanno mostrato solo questo. Ma noi stasera invertiamo la rotta e restituiamo alla piazza il suo antico ruolo, quello di far comunicare e aggregare i cittadini. Non dimentichiamo che proprio dall'aggregazione in passato, proprio dalle piazze, sono nate delle famose rivoluzioni, come quella di Robespierre o quella di Masaniello, grazie proprio alla voce comune dei cittadini. E oggi è importantissimo ascoltare il cittadino comune, anche perché siamo continuamente bombardati da statistiche. Statistiche su economia, su occupazione, su vizi e virtù di questo nostro paese. Ma non sappiamo mai quante queste siano vere o siano false. Allora ecco che sentire la voce del cittadino comune ci permette di capire il reale stato delle cose. Quindi stasera la piazza è di nuovo per la cittadinanza, per tutti voi presenti, e a partire da questo istante il palco qui è per voi. Chiunque può venire a raccontare la sua storia, la sua testimonianza, la sua denuncia, il suo elogio, perché no? Quindi, da questo istante, il palco è per voi. Se c'è qualche cittadino che vuol dire la sua, siamo qui pronti a riceverlo. Quindi c'è qualcuno che vuole raccontare un po' quello che accade? Nessuno proprio. Bene, allora state tutti quanti bene o non avete più neanche le parole per raccontare qualcosa? E lasciatemi passare! Ma che sta succedendo? Ma non capite, la piazza è aperta a tutti e voglio parlare pure io. Ma chi è che sta imbriaco? Che ne è scemo? Che sei una lampada che mi ha fatto stamattina? Ma lasciate passare sta persona, io la conosco, guardate. Mamma mia, ah. Voi volete che io parli? Ha passato coglioni di me, credo che ci provate, mi ha divinato con me di a memoria stasera. La piazza è per il cittadino Simone Schettino. Io lo so, fare una pomeridiana a Napoli la domenica non è facile. È una infamità, perché un primo atto se ne passa la digestione, già lo so. Sa la gente che lo prima fa. E non capisco a chi. Volevo fare una sola raccomandazione dalla seconda fila in poi. Per chi avesse avuto l'idea folle di smagnurra oggi, si vi scappa una risata, mettete la mano a nanza a voi. Che non è bello che la nanza a voi all'improvviso, sarò una purpettare di un culo, una bracciola con parecchio. Intanto, signori, io prima di iniziare lo spettacolo stasera purtroppo vi devo confessare una cosa che è abbastanza triste, ma la devo fare nei confronti delle persone che sono venute, ma soprattutto dei miei ammiratori. Questa sera è l'ultima sera che io salirò su un palco, dopodiché la mia carriera finisce qui, anche perché avevo un amico alla Telecom tempo fa, gli ho detto: vuoi vedere se il mio telefono è intercettato? Ieri mi chiamò e tutto a posto, non è sotto controllo. Poi teneva un amico magistrato, tempo fa disse: vuoi vedere se nell'inchiesta a Potenza che la Rivip tenono con che fotografia a me? Stamattina mi chiamate e tenevano manca la foto della comunione, t'hanno schifata proprio. Allora, signora mia, ho capito che fino ad oggi come artista non valgo un cazzo. Da domani in poi si cambia strategia. Quest'estate ho già prenotato 2 mesi in Sardegna. La mattina scengo con un pacchi di farini in un chilo a mano, come vengono un fotografo a lontano sotto la capente. Maronna, vengo l'arcangelo Gabriele. Io in questo paese non sto capendo più niente. Compro novella 2000 e in coppia la foto è bello sconi con 5 febbre.
io Parlamento, l'opposizione, che sta facendo? Costantino e Danilo, che sta succedendo? Hanno detto pure che a giugno mancherà l'acqua e la corrente. Tra poco partono pure i comuni a Brindisi direttamente per l'Albania. E a trovare noi a loro. Signori, qua c'è poco da ridere. La Russia ci saranno una mano per gas. I thailandesi si volevano accattare all'Italia. Manca solo che fra poco la coppa all'elicottero c'è tutto il pacco e l'Unicef. Io posso la comunità europea se mi retta in una comunità di recupero e non se ne parla più. Però almeno vi vedo sorridenti, anche perché le cose in Campania stanno cambiando e sicuramente in meglio. Si è già visto a fine anno, fecero un appello a fine 2006, mi raccomando, in Campania non sparate i botti perché sono pericolosi. Effettivamente quest'anno a Capodanno si sono sparate meno botte. Mo va capendo se è perché abbiamo accolto l'appello o perché sorte per i botti. Non ce ne stai. Tra l'altro ho letto delle notizie sui giornali allucinanti, feriti per i botti a Udine, Pordenone. E quando mai hanno sparato sta gente? C'ho pure una certa esperienza per i botti, compagno mio, no? Non deficiente a coma che stai in regina e ci vuole buttare in dati e la faccia, non vuoi essere stupato in giro, tutta la fateci caso, talmente era la crisi, non abbiamo rispettato neanche più la tradizione a Capodanno di buttare a roba vecchia. Una volta, vi ricordate, dopo la mezzanotte, quando andavi al veglione a ballare, con la macchina dovevi fare sempre un slalom, fu squadra bar, ubide, sei pure cocco cesso, mi savi. Il sanno a mezzanotte la gente guardava il gabinetto e diceva, ma tutto sommato, tanto cesso non si, te posso tenere una tuparanna. Per non parlare dei regali di Natale, oramai questa crisi si sono ridotti al pensierino e sanno pure giustificare la primitura. Fateci caso, presento questo pacchettino in mano e fanno... Aspettani! È una strunza! Cioè, fai venire pure uno schifo e apri il pacco, è una strunza! Non voglio orecchio! E poi quello che dico io, cari parenti, dovete fare una stronzata. Mi sta anche bene, ma chiamatevi, mettetevi d'accordo, facete una struzzata però diversa. Signora Mini, da me a Natale ho avuto regalato 5 ombrelli. 5. Ho aperto il primo e città, grazie, mi serviva. Ho aperto il secondo e città, casomai si scassò prima. Ho aperto il quinto e città vicino a mia moglie, abbiamo fatto a confessare. Sta arrivando il diluvio universale, fra poco morimmo tutti qua. Anche se bisogna essere onesti, l'ombrello di riserva serve sempre. L'ombrello è matematica, amico mio, che dopo 2 o 3 volte che lo usi, sa da scassare. Tu non te ne accorgi, manco. Se mi savi questo ombrello a mano, all'improvviso arrivano colpi di vento, l'ombrello si gira tutto contro la straccia del sud, vicino rimane questo andrino a questo mi savi. A sapere che la coppa al balcone fu spiritoso, capo, poi occhio adesso, per te no, signora, ma va a fare un estro. Pensate, neanche più i calciatori di Serie A ce la fanno arrivare a fine mese. Ognuno di loro è costretto ad arrotondare. Del Piero si è messo a vendere l'acqua. Cannavari fa le salate. Tra l'altro oggi i calciatori fanno anche gli opinionisti in televisione. Francesco Totti tempo fa dichiarò che la prima esperienza sessuale l'aveva avuta a 12 anni. Si rubava la fidanzata del cugino e si chiudeva con lei in bagno a fare sesso. Se ne andava a fare un bagno mio. Ci va a certo pure a tenere i parigi. Io a 12 anni tenevo un cugino che si chiudeva solo il strinto cesso. Ero quasi sicuro insieme a e poi questo calcio oggi è cambiato, io non lo riconosco più. Un mese fa io farei una partita in dei distinti al San Paolo, come entrambi il mio amico la sicurezza per cui sì, il mio amico trovò 15 euro in monete in tasca, certo purtroppo le dobbiamo sequestrare, lei li potrebbe gettare in campo, certo come niente meno. Ma voi avete capito che i maggi fanno mazza così, ma busca 30 euro giorno. Secondo voi sono accusi stuzzi che a me sei una dei faticavotto, capo guarda lì, ma che me la foto, mi dimmi pure quattro, sei retta in capri. Tra l'altro oggi con questi decoder le persone sono impazzite, si vedono i campionati esteri perché si fanno il calcio scommesse, si giocano a bullette, oramai si vede un campionato polacco, un campionato africano, tutte cose. Nei bar i baristi non ti pensano proprio più. C'hanno questo piccolo televisore nascosto perché sanno che la bulletta coppa una partita.
Tanto è vero, l'altra volta entrai in un bar, esclamai buonasera, il barista non mi cagò proprio, si vede una televisione nascosta, fatta di su. Dice, vabbè, allora mi servo da solo. Pigliai la focaccia e andavo tri. Ma in realtà, io mangiando, il barista guardava la televisione, cioè, tu, che sa mangiato, sto strunzo? Dice, però, cosa si va a pomerò la frasca? E con l'inquinamento, dove stiamo arrivando? Lo diceva il trattato di Kyoto, vi ricordate, signori? Calma con l'inquinamento, fra poco il clima si sconvolgerà. È troppo tardi, già è successo. La nebbia di notte in coppa ad Angelo no. Cioè, manca solo Umberto Bosso, casello che fu posto in blocco. Tra l'altro, noi non teniamo esperienza a guidare in Dani, io no, compagni miei. La da sera stava fin da loro in coppa tangenziale guidando nella nebbia, a un certo punto passai una a 120, c'è chi si sa paese, molto aereo da esso. Dopo un quarto d'ora chi si studia la macchina, non dice più a nazzo. Cominciai su uno clax, pepe, toglieva nazzo, no! Chi si troppo 5 minuti, non è che ci dà la macchina, lo pigiamo in culo, c'è tu, chi si ho giardino a casa mia, che vai tu? Oramai non lo dico io, il luogo comune ma è verissimo, le mezze stagioni non esistono più, dal caldo al freddo si passa improvvisamente. Fateci caso, i guaglioni mo tenono l'attaccatura di capelli fino a qua, perché amico mio, per ridere il castagno non esiste più. Quando eravamo noi guaglioni e venivo per ridere il castagno, stivo cagato sotto e dice, ma non è mo che succede un caso. La mattina quando ti scendiamo, mi ricordo, venivo un coppo uscire, dice, ma che mi ha cuccato con il barbiere, chi mi ha tagliato questi capelli? Pensate, hanno detto che l'inverno viene 10 giorni all'anno, 10. L'anno passato ha già cattato un montone, 900 euro, a Pasqua l'hanno fatto che patà, non sapevo più che ne aveva fatto. Sanno si femmine, pur di non buttarle, e viro un mese luglio, così con le pollici coppie, spiace. Se non avevi qua tutto, sempre un po' che viene, sappiamo, brunghite. Gente che è termocoperto oramai ci frigge i panzarotti in coppa. Ho visto uomini pur di sfruttare il cappotto, la mattina vanno a più caffè a Roccaras e poi tornano a Napoli a faticare. Addirittura un mio amico a gennaio facette gli 4-5 giorni di fritto, una sera scelto con 3 camici di fanelli, 4 maglioni cascimi e 12 botti di pelle. Gente, il tengo va a fare con i pozzi, me la giamè. Entrò in un ristorante che si erano festeggiando un compleanno, puzza passava vicino un fondo di pizza, a cominciare a scifiare, a me là sotto ci botto. La gente stava facendo l'applauso, pensavo che era la torta di candolini che era uscita in da così. Ma la più straordinaria sotto questo punto di vista fu mia zia. Mia zia teneva una pollice, non sapeva chi una aveva fatto. La portava in da parrocchia, c'è cioè, vicino un prete, don Paolo, questa la mettete nel pacco quando lo mandate agli africani nel deserto. C'è cioè, don Paolo, grazie signore. Casomai ha avuto pure un parito dopo sci. Purtroppo che in due deserti quando fanno i vuffa buono, signore. Signori, noi qua ci ridiamo sopra, ma se non ce l'hanno una calmata con l'inquinamento, cazzo sa per usare a farne. Secondo me, fra un par anni, Babbo Natale venne a portare la casa con pedalò, a vigilia di Natale a tavola mettiamo una bella insalata di riso, lui per cochi in due, o posso un attorno uno spumone a fragola, roppa a messa in mezzanotte tutto quanto con la spiaggia con la chitarra a mano. Già quest'anno la Befana è venuta a casa con Perizzò. O no, non teneva il lente, si pensava che era la nonna. Cioè, tu con c'è, tieni un filo a pesare dopo po'. Secondo me stai facendo il ragnatelo. E col mondo animale, che cosa abbiamo combinato? Abbiamo distrutto anche il mondo animale. Cosa abbiamo messo nel mangime degli animali, amico mio? All'improvviso la mucca è uscita pazza, il ciuccio è diventato intelligente, il porco non sta buono che la capa perché si lava tutti io. Ma attenzione, la cosa più sconvolgente per quanto riguarda il mondo animale, l'ho letta tempo fa e penso che anche molti di voi l'avranno letta sui giornali, e fu quando all'ippodromo di Aversa, per truccare le corse, un giorno, giuro, diedero il Viagra ai cavalli. E che succedette che là io no? Gente coppia in tribuna con binocolo dice, ma quanti cosce tenono sti cavalli?
secondo me sta cataratta San Fracio d'Anna, bro. Pensate, un cavallo alla partenza rimane detto fermo, una Luca vicino a un fantino, levo freno a mano, sino cavallo non parte. Addirittura un cavallo me ne superava una cavallo, cioè, bella, stasera tengo la sala libera, che fate? Ma no! Ma il colmo fu quando un fantino iniziò a frustare un cavallo, può fare più veloce, o cavallo si girava e dice, sì, mettiamo pure in manetta, porca! E con queste tasse, che sta succedendo? Non si capito più niente. A ieri mattina la guardia di finanza chiamata a casa di ricchi e poveri e tu volevi sapere chi sono i ricchi e chi sono i poveri. Non vado a passare. Gente che non aveva mai firmato niente in vita sua, oggi è costretta a pavare con l'assegno. Mio zio c'ha un negozio, l'altro ieri andò uno a saldare il conto, mi ha detto l'assegno coppo banco. O zio, dai, c'è un ma questo così non è buono. È intestato a voi, lo dovete girare. Un catale, c'è quello è un problema. O c'è coppo banco, una strietta a casa. Addirittura un paio di mesi fa sui giornali c'è scritto che hanno arrestato un rapinatore di Bolzano in Thailandia, l'hanno acchiappato. Pensate, questo un anno fa aveva rapinato 1,5 milioni di euro, non solo è stato arrestato, ma giuro, andatelo a vedere su internet, su Cristiano da papà 700.000 euro di tasse in coppa rapina. Non sto scherzando, amico mio, perché secondo il nuovo decreto Padoa Schioppa comunque quei soldi andavano tassati. Ma chi stiamo paese di meraviglia? Immagino un commercialista fanno pari di mesi che chiama a casa. Signor Gaggiulo, cacciamo rana calmata, su mese siamo arrivati a 4-5 rapini. Che fra poco il tasto scatto 50%, non volevo arrivare. Ma poi ogni tanto rubato pure cocco, fa tu, non stiamo scaricando niente là. Ma per quanto riguarda le tasse, il più straordinario fu mio cognato, che all'altra volta quando ha tappato il tasso, come uscire, ci detto, ma lì mi è una curiosità, tu lo a pasta finanziaria, a Prodi un tasso ancora, c'è tu, un tasso, un girasso, un rogliasso, ma ne è pieno, un tesse capasò. Per non parlare, ahimè, dei servizi pubblici, secondo le statistiche internazionali siamo veramente agli ultimissimi posti, stiamo facendo brutte figure in tutto il mondo. Parliamo ad esempio dei trasporti, le autostrade. Sapete che il tratto di Eboli sulla Salerno-Reggio Calabria, secondo una statistica, una delle ultime, è stato considerato il peggiore in Europa. Cioè nel mondo siamo al terzo posto, giusto perché ci salva la tangenziale di Kabul e che li Baghdad. Ma mo fra poco accongono pure che lì là. Cioè c'è gente all'estero che ha una propria idea di come sono le nostre autostrade. Una volta andai a Zurigo in Svizzera a trovare un amico, una mattina dice, senti, ma stasera voglio andare a Monaco in Germania a fare un giro. Chi non muove, dai, certo, ma tu sei pazzo! Ma tu hai capito che ci vuole un'ora di autostrada? Tu te la senti! Cioè, tu guarda, normalmente quando sto a Napoli un'ora di autostrada, ce la metto per arrivare a Pompei. Capello, me ci siamo frenata nazione, fratello. Mi dovete credere, un pomeriggio tenevi un appuntamento a Pompei per arrivare puntuale, sai, a Mac, mutta hai messa una processione, c'è sta giochina, grazie a Maronna pure io. Tutto il mondo si lamenta dicendo che dopo le torri gemelle non si è capito più niente. Ma perché ero padre non si capisce qualcosa, fratello? E poi fateci caso, già le nostre autostrade fanno schifo di per sé, ma se tu stai superando sulla sinistra un camion, è già pericoloso, sei sempre un strunzo che si azzecca la rete con la parafanga, tipo colla. Ma tu virai in due spicchietti e dici, ma forse stamattina sono usciti scarlotta, non me ne sono accorto. Mi dovete credere, no, tu già facete più, tirai un freno a mano, mettete quattro frecce, scesi, ci siete, si chiama fu viaggio insieme, posiamo una mano, sparagniamo la benzina, fratello. Tra l'altro, sempre per quanto riguarda le autostrade, oggi nei negozi, quindi attenzione, non di contrabbando, ma legali, vendono i navigatori che ti avvisano a russare l'autovelox. Ma che sia la società, lì miracolo proprio. È come se ingoppare la motocicletta da nessuno tasto, no? Come vedi che i carabinieri hanno dato un problema e mi esce un casco in casa. Superati i carabinieri, un problema è andato a essere un casco. È meraviglioso.
E poi vi permettete pure di mettere, si insegna in coppa all'autostrada, attenzione, controllo elettronico della velocità. Ma sparagnatelo, sti sordi, non ci facite ridere. Le più belle poi sono quelle che incutono paura. Avete visto? 70 morti dall'inizio dell'anno. Non guidare come nonno in merda, sennò divento 71. Tra l'altro il navigatore dovrebbe facilitarti la vita. Ma chi c'ha il tom-tom come me sa che il tom-tom, se la strada ha un cognome di persona, o tom-tom pretende pure un uomo. Fin quando è via Manzoni ci arrivo pure io, scrivo Alessandro. Fin quando è via Leopardi scrivo Giacomo. Ma là da voti e papà siamo a Milano e dovevamo arrivare a via Motta. Ma io e papà ma sapevo che questo Motta era un tale Emilio, storico morto nel 1920, che aveva fatto conoscere la cultura della Svizzera italiana. Io e papà. Papà, se perdete i coraggi, coppo navigatore, scrivete via Panettone Motta, ci butta il naso lì per coppo. Ma per quanto riguarda l'alta velocità, la notizia più straordinaria l'ho letta su internet, c'è un sito libero.com, andatelo a vedere, porta le notizie più strane del mondo. 2 anni fa, nel 2005, in Nuova Zelanda, un neozelandese fu fermato dalla polizia su un tratto dove si andava a 50 all'ora. Chi si viene a 130, ce n'è tanta la macchina, certo, fino alla polizia, mi dovete scusare. Io ce l'avevo la macchina, ah, si va asciutto anche. Straordinario, non ho mai sentito una cosa così bella, geniale. Ho sentito cose del tipo brigadino, casco, mo posso mettere perché tengo un parrucchino, se azzecca casa, tu ci ti fa una figura in merda quando mo lei. Ho sentito anche cose del tipo brigadino, se io correi a casa con male panza, se non mi credete venite con me in tuo gabinetto e vi faccio vedere. Ma se va asciuttando la macchina, straordinario, forse l'ha superato sullo zio. Che una volta fu fermato per eccesso di velocità, ce n'è tanta la mano, certo, Marisciò, però calcolate pure che tenevo vento a favore. Meno male che almeno buone notizie arrivano dalla sanità. Ed è visto l'ultima statistica che è uscita in coppia giornale, abbiamo gli ospedali migliori d'Europa. Grazie a Dio ce ne possiamo vantare. Innanzitutto sono gli unici ospedali in Europa a avere il reparto veterinaria. Gli animali cavò, e trovo tutto quando la zoccola, brucchi, scarafone, sai, che la cavò. Non so quante infezioni all'anno contratte negli ospedali. La davo di nasse tra 7 anni hanno pronto soccorso, ha rapetto un mobiletto, se una famiglia di scarafone, come i frettici. Finalmente si da arrivà! Se mi hanno messo gli uscati di paura che chiedo di pigliare un'infezione, muti in mascina! Addirittura 2 mesi fa un mio amico era ricoverato in ospedale, stava steso sul letto, a un certo punto aveva fatto un bisogno, certo vicino a chi la fianca essi, certo, scusate, per caso avete visto un pappagallo? Certo, gli guardate, fino a mo' sono passato due zoccoli e 4 scarafù. Ma si vede pure un pappagallo, vuol dire, oramai mi meraviglio più di niente che a te. Ma il colmo fu quando una signora entrò in un pronto soccorso, subito la roba, scelto un mio calucano infermiere, ho visto un zoccolone esagerato, c'è la signora, e vira buono che forse era mamma. Tra l'altro, per quanto riguarda la sanità, a me mi fa impazzire il fatto che alcuni medici, non tutti, ma alcuni, fateci caso, quando andate a fare la visita nel loro studio privato, tu giustamente a fine visita sei stato, dice, tu quanto è? Chi l'hai in mano, come dice, no? E come lo permettete? Cioè, hai parlato a me, i soldi di schifo, ma morire di... E tu dici, buona, c'è chiappato il volontario, la croce rossa, chi senza pigliare? Se pigliare i soldi. Però prima di uscire, chi lo ti ha fatto? Dice, passate per la segretaria. Che tu pensi, ma vira sta stronza la segretaria, se non era per il dottore, era un bravo uomo, i soldi, ne volevi. Cioè, sanno se i segretari dei medici le addestri a tipi nazisti, ma visto nella capo coppa a schiava 24, ma tu e l'Ari ci vorrei sapere 150 volete la ricevuta, ma amore ti già ricevuto abbastanza, dai, ti pigliatevi i soldi, arrivederci.
Amico mio, non si legge più una buona notizia, copio i giornali da anni. Il ministro Amato che dichiara, ho scoperto che in Italia c'è un consumo di cocaina pazzesco. Ma caro Amato, ce lo dovevamo aspettare. La colpa è delle nostre mamme. Perché quando negli anni 70-80 in Italia iniziò a circolare la droga in modo sostenuto, mamma mica ti diceva, stai attento all'eroina, fai attenzione alla cocaina. Non accettare caramelle dagli sconosciuti. Aspettavo fuori la scuola sto spacciatore con la barba nera che veniva vicino, voglio Big Bible, salamente, tic tac. Tengo certo un cemento liptus che ti schiatta nella capa, che fa la pia. Ma poi voglio dire, anche se il bambino diventava dipendente dalla droga, ma boh, cosa offriva allo spacciatore? Senti, ti do 40 figurine. Due Big Jim e due soldatini. Ora vinto grammi tic tac. A Marino, vai, se ne parla proprio, mi ha portato ancora un ciccio bene la settimana passata, va a fare con carne che fa di campo senza niente. Se una sì creatura si ritirava nella casa che i bus chi ne droga, la mamma aspettava fuori la porta, ci fammi risani caramelle, no, pugli in da stanzetta. A poco sto fatto che non si potevano mangiare il caramello a scuola. Si sentivano certi ciatati a prima mattina. Una volta in terza elementare tenevano un compagno in banca, tenevano ciata a cipolla. Una mattina non ce la facete più fra i poveracci, ci ti dice basta, che prima o poi ti ha drogato, hai capito? Ma a mio parere la droga non si sconfigge solo eliminando il mercato della droga, ma evitando anche di riportare dichiarazioni come quella fatta dal chitarrista dei Rolling Stones, che disse in un'intervista: la cosa più forte che ho tirato in vita mia sono state le ceneri di mio padre. Io non dico ai giornalisti di non pubblicarle queste cose, ma non le mettete nella pagina spettacoli. Scrivete stronzate dal mondo e mettete una dichiarazione di questa. Perché poi non possiamo pretendere che i giovani ragionino oggi se leggono queste cose. Tanto è vero che all'altra volta un compagno mi si è andato alla televisione fumando una sigaretta, gli ha detto un figlio vicino di 12 anni, c'è detto, papà, ma quando muori posso tirare la tua cenere? C'è tu padre, beh, c'è bisogno che amore, un zicca caga in cenere, c'è tu a papà, abbuffata. Però io vi devo confessare una cosa. A parte che mi sto sciogliendo in una zuppa di sorore, ma questa non è una confessione perché si vede chiaramente, a rimane in poi vaga in Nigeria a faticare, sono un po' più tranquillo, anche una bella tournella se sta frisca rispetto a qua. Però dicevo, vi devo confessare una cosa, io la fiducia nel prossimo oramai l'ho persa, e non l'ho persa tanto quando anni fa lessi sui giornali che Andreotti si era vasato a Totori. Non per niente, amico mio, perché c'è un coraggio a se vasare Andreotti. Ma la fiducia nel prossimo l'ho persa definitivamente quando 2 anni fa, Striscia la Notizia, signora mia, dichiarò che Cino Tortorella, cioè Mago Zulli dello Zecchino d'Oro, era corrotto perché si faceva papà per far vincere i creatori. E no. A questo punto ti crolla il mondo addosso. A questo punto non hai più certezze. A cominci a pensare che a Biancaneve si vedi 7 nani perché era una ninfomana. La bella addormentata nel bosco era una magna franca, non voleva niente la mattina. Sì. I 3 porcellini chiamavano così perché erano 3 rattusi. Peter Pan volava perché si abbuffava i cani e quindi viaggiava con la capa. L'unico ad essere la principessa sul pisello perché perlomeno si aveva dichiarato all'inizio e non era ipocrita. Un attimo, sto aspettando la signora che sta spiegando un signore la battuta e poi vado a... No, per un fatto di educazione, io aspetto, sennò poi la roba ha già aspettato ancora, capito? Allora, cambiamo un po' argomento, va? Per risollevarci un po' parliamo di politica. Tempo fa Prodi in Senato cadde, vi ricordate?
Poi si è scoperto che si è sbucciato solo un po' cocò e sei satanata po'. Chissà perché, ma molti se lo aspettavano che prima o poi Prodica arriva. E sì, perché fateci caso. Cioè noi italiani siamo un popolo pronto anche a cambiare in politica, all'innovazione, basta che non ci tocchi. Secondo i dati elettorali, amico mio, Prodi aveva piato 19 milioni e mezzo di voti. È bastata una finanziaria, si sapeva più chi cazzo l'ha avuto. Ah, cioè non mi sapevi, io che ero struzzo, ero tu, tre struzzo. Io non c'ho Berlusconi, volevo condannare la votesca, che si trova che tu? Secondo le ultime statistiche, Prodi aveva piato tre voti, tre. O suo, chi era la moglie e chi lo fa? Manco un figlio c'hai ora. O figlio c'è via, che c'ho, io da papà, non è struzzo, ero tu. Anche perché diciamo la verità, Prodi alla fine perché ha vinto le elezioni? Perché ha indovinato lo slogan. Cioè, mentre Berlusconi diceva i suoi slogan, 1 milione di posti di lavoro, meno tasse per tutti, pensioni più ricche, e la gente pensava, vabbè, ma essi stronzati già là, già 5 anni fa, cocco palla fresca, nati, almeno fa fatica, faticano poco, la fantasia. Prodi aveva fatto un solo slogan, signora Milla, aveva proprio ingarrato, uno solo. Vi ricordate sui due manifesti, perché in Coppa 1 Capone i Prodi in centro a sé? Sui due manifesti si va a faccia i Prodi e sotto un slogan è scritto: non metteremo le mani nelle tasche degli italiani. La gente si fermava a leggere. Chi se mi piace? Sa già un certo fili. Bombolo! Anche perché, amico mio, Prodi, che la faccio, tu non puoi mai immaginare che si piglia i soldi in da sacco, no? Prodi tiene qua la faccia di San Bernardo che è che ti viene a salvare sotto la valanga che ha avuto a zelle ru. La mattina ti porti il pantofolo vicino al letto, che corre pulizzo pure poco il comodino. Ti aspettava che la finanziaria pulizzava tutta la casa, non potevi sapere all'epoca. Berlusconi no, Berlusconi non ispira tanta fiducia, Berlusconi tiene qui la faccia di volpino, con i ciuffettini trapiantati in casa, con quella pelle, che cazzo è diventata, metallizzata che la pelle ha fatto? E secondo me oramai la barba si fa dietro dentro un batto la mia. Si fanno graffino, pochi passa abrasivi e si letta con. Però vorrei dire una cosa, noi italiani siamo un popolo che spesso si lamenta dicendo che i politici non sanno governare, ma ci siamo mai chiesti se noi italiani sappiamo votare? Perché questa è una domanda che prima o poi ognuno di noi se la deve fare. Fateci caso, quando è che fanno queste elezioni? Il mese di maggio o giugno, la domenica più calda degli ultimi 300 anni. Ma cazzo fa, stava a studiare secondo me. Dice, che okay, sai, ma fa schiattare sta domenica qua. Cioè che la mattina ti uscite già in una zuppa di sruri in dolore. Tate avere pizza, già di sfumare tutto a cufanire la coppolita. Pia la borsa pomare, tutta la scomana in di succo, fai una corsa pomare, ma dice, ma stamattina aveva fatto qualcosa, ma secondo me era una struzzata, ma ricordo. Alle 6 del pomeriggio si dà gente con la spiaggia, si scopa la scuola, ma no, ne aveva avuto! Alle 8 di sera si riempiono i seggi, fino alle 8 i seggi sono vacanti. Sanno scudato con un taglio, ma a settimana ne comincia. Cioè io, ma siamo sicuri che sta a Romagna? O ci hanno inviato una Romagna prima? Non ci sono. Alle 8 si riempiono i seggi. Tu stai facendo la fila composto, a un certo punto cominci a sentire un rumore a lontano, tra su uno che è su un bermù, a canottiera una faccia buffata di sole, a specie di brontosauro che tu eri convinto che eri scomparso con l'era glaciale. Chissà, se una voce dice, Jenny Mendola ci va a tenga la macchina in quarta fila, riesce secondo, mette uno scip e me ne va. Cioè, riesce secondo,
mettono chip per decidere il futuro della nazione nei prossimi 5 anni. Sarebbe bello, anche se è utopistico, lo so, a quando si passa in un X, lo scrutatore dice salve, lei è venuto a votare. Allora, prima di darle la scheda, 2 domandine semplici, semplici. Allora, la prima, il Parlamento di quante camere è composto? A Bumoghi, che ne so, ci sta fuori la cruz, saranno 120, 130 stanze. Calcolando pure i CS, 150, va! Perfetto, prima risposta esatta. Seconda domanda, mi dica fra queste 3 cariche almeno una quale funzione svolge? Ministro con portafoglio, ministro senza portafoglio e capo gabinetto. Ah boh, ministro con portafoglio, dice la parola stessa. Su chi là, che quando arrivi nei finanziamenti, un 90% di soldi si chiama in tuo portafoglio. Ministro senza portafoglio, su chi là, che è schifo, chiù assai tutto qua. Su chi le perichiuse, ogni volta che vanno a bar, ci voglio chiudere la bocca, fai, ma ci scuta tu portafoglio a casa. E capo gabinetto, su chi là, fuori c'è il suo piattino con tavolino in coppia. Che sto stacci sicuro, perché mio cognato è una moglie che fa capo gabinetto, ha visto in coppa all'autogrill. Cioè, perfetto, siete preparatissimi, non c'è neanche bisogno di votare. Andate a casa, che alle 10 inizia il Grande Fratello. Ci sono le nomination e mi raccomando, pensate bene prima di dare il voto, perché lì si decide il futuro della nazione. Lo so, sarebbe bello, ma è utopistico, perché la democrazia dice che tutti abbiamo diritto a votare e a me sta bene. Ma a questo punto, se tutti abbiamo diritto a votare, non tutti abbiamo il diritto di lamentarci dopo. Fin quando andiamo a votare senza neanche sapere l'ABC della politica, con un bigliettino in mano che ci ha dato un parente o il portiere del palazzo, e diamo il voto a una persona che non sappiamo manco che è il garitto in campagna elettorale. Perché noi qua ci lamentiamo che nelle ultime 3 elezioni si hanno presentato consecutivamente Romano Prodi e Silvio Berlusconi. Ma ne amma ringraziamolo, non bagno mio. Noi, andando avanti di questo passo, nel 2011 per il centrodestra si presenterà Rocco Siffredi, noto attore pornografico con lo slogan Casa delle Libertà, e un casino per se sfugò, che pure ci va ogni tanto. E per il centro-sinistra avremo la splendida soubrette Flavia Vento con lo slogan Uniti per l'Ulivo, ma non ci scordammo lo chiappariello da papacella. Ma per concludere il primo atto, dopodiché ognuno di noi ha un quarto d'ora a disposizione così a fare una doccia a casa e tornare da vota, dicevo, per concludere il primo atto parliamo almeno di qualcosa di buono che abbiamo in Italia. La televisione italiana ultimamente è salita di qualità, con le fiction abbiamo sfornato degli attori di un certo livello. Raul Bova, ad esempio, lavora stabilmente in America. Nel cinema poi non parliamo proprio. Muccino come regista sta spopolando nel mondo. E sì, perché qua, signora mia, a contrastare gli attori americani non è facile. Chi sono straordinari. Tra l'altro, voglio dire, io per quanto riguarda il cinema, la più grande delusione l'ho avuta quando ho letto sul giornale tempo fa che il mio idolo Schwarzenegger, che quando faceva Terminator, vi ricordate? Faceva l'occhiolino e se ne cariva il palazzo. Faceva un rito così e si appicciava il carro armato. Arrivava l'esercito, Terminator faceva e l'esercito se ne fu. E mi che tempo fa ho letto sul giornale che gli ho dato coppa a neve Schwarzenegger e caruto e si è rotto fermo. Terminator. E no. Cioè, è come si santo cane venisse scippata una iatta si è messa. Come se a James Bond si fanno portafogli in dopo il mare. Come se Diabolic perde il chiavra a casa e chiama i pompieri e butta la porta in terra. A chi sto punto manca solo che a George Clooney piglia un palo con orietta aperta e fanno 12. Per non parlare dei cartoni animati che mandano in televisione, stiamo scemunendo si creatura. I Teletubbies, amico mio, ero sosciuto questi Teletubbies. Stiamo zallanendo i creature. Una volta quando avevi un figlioletto e tua moglie aspettava un altro bambino, tu dicevi vicino a tuo figlio, mamma aspetta un fratellino, come vuoi che lo chiamiamo? Gli dicevi il nome normale, è Luigino,
Giovannino. Ma ora dice, c'era una creatura, mamma deve fare un fratellino, come vuoi che lo chiamiamo? Chi le domande fa? E Lala, Ticchi Picchi, Dixi. Che cazzo da scino fustini detersiva, mamma? Come faccio a tu chiamare Dixi una creatura? Come si fa a chiamare una creatura Dixi? Tra l'altro ho letto sul giornale che dovranno rifare da capo tutti i puntati di stretto di polizia, carabinieri, il maresciallo Rock. Eh sì, perché con l'indulto sono usciti tutti quelli che avevano arrestato in questi puntati. Hai tu commissario Montalbano, vuoi usare 600 puntati, sei salito, ma si può faticare così. Ma hanno fatto pure il RIS. Gli dei carabinieri stanno sti femmine che risolvono dei casi allucinanti sullo palo. Da davvero, secondo me la prossima edizione la chiamo direttamente Palliris. Ma per concludere veramente, poi il secondo atto non mi recita niente, ma lo faccio con Parelli, infradito Pere, perché tenga nato un mio sull'itri di sull'uri autonomia, poi come c'è scia povero compagno mio, veramente non so più a russo o pigliano. Non lo so, chi sta scendendo oramai, l'acqua è frenuta, non so, fra poco. Allora, c'è pure un pochino di fritta, non ti capisco. Allora, dicevo, per concludere, il primo atto, veramente, sanno i telefilm americani sono i peggiori. Sa fratem, sa sciuna, e nissa, e CSI, CSI. C'è buono papà, là davanti, quando vorrete coppa, altro c'è. Ma CSI, perché cagna canale, ne esce! Signori! Signori, giusto il tempo di una pausa, ci vediamo fra un quarto d'ora a Roccaras. Allora, il secondo atto, per risollevarci un po' con l'umore, parleremo di economia. Questo made in Italy non vuole più nessuno nel mondo. Una volta eravamo famosi per l'abbigliamento, l'arte culinaria. Vi ricordate quando si diceva made in Italy, si pensava subito all'eleganza. Ma sti guaglioni mo come vestono, signora mia? Tenono sti casunare da calata fino a casa, pure che la mesa spaccata fa un schifo. Ma la feritura salvatanai volesse mettere un euro a indiriceria a quattro casone decenti. Con questi applausi che sentite sono delle mamme che stanno sfugando, dicevo, dai pure scattino quando fai schifo con questo casone in culo. O si portano i casuni stracciati, stanno in un magazzino e viene 300 euro già stracciati. La dota una micromessa e venne a cattare un casone, coppa un motorino, a un certo punto uno che la macchina lo usa in giro, un magno mi sei a terra con il casone stracciato, certo grazie, e ci sparano 300 euro e se ne torna a casa. Per non parlare della moda dei piercing, mio cognato proprio dietro, sette in tasca, sette un figlio. Ora detto, con sei piercing, coppa orecchie, c'è, ma no, che combinato? Un figlio, dai, c'è, cretino! Questi sono dei simboli africani. Tu non hai proprio idea dei valori che hanno gli africani. Spunnetto mio cognato, ah, boh, allora sta semana andrò un chiesordo. Un figlio che agnano, c'è, no, papà, perché? Io stasera dovevo andare pure a cena con gli amici. Un padre, c'è, cretino! Tu non hai proprio idea la fama che fanno gli africani, chi retta la porta del signore. Signori, qua per risollevarci con l'economia dobbiamo cambiare ognuno di noi nel piccolo. Alcune regole basilari sono elementari, ma l'amma fa. La prima cosa, basta ragionare in lire, basta. Tra l'altro, quando è che ragioniamo in lire? Sempre quando fa comodo a noi. Quando dobbiamo riscuotere, ci sta l'euro a tutti gli effetti. E poi, abbiamo 400 euro, come dice, dacci chi è il nostro soldo. Quando a papà, stanno ancora in lire. 250 euro.
Ma tu hai capito che sono mio e sono moglione? Cioè, per un mese sei ancora lei. Oh, no, no. La lira non tornerà più, dimentichiamola. Seconda cosa fondamentale, qualche festa in meno sul lavoro. Anche perché noi in Coppa la Fatica, per quanto riguarda i feste, non ancora la mentalità scolastica. Cioè, sotto Natale ti servono mirca, un avvocato a conciare la macchina. Dal 18 dicembre in poi, se ne parla a roppe feste. A roppe feste io 7 gennaio, che possa qualcuno a 50 anni aspetta che ripassi il rabbia e fa una casa. Per non parlare dei ponti che facciamo per quanto riguarda i feste. E meno chi ha costruito i ponti in Brooklyn è uno strunzo a confronto a noi. Se c'è un'indazione che stavo 25 aprile, il 1 maggio, facevi i conti con la calcolatrice, ma sì, allora mercoledì è festa il 25 aprile. Ma essa torna a fatica giovedì e venerdì. Ma chi c'ha? Ma mi hanno un certificato di malattia. Maricano, caro, ma è malato, è che sono fatti i firri, non ci capì. Hanno un bello certificato che sto depresso perché caro, ma è malato, pare una bella idea. Sabato e domenica mi dispiace già le feste, no, piavati diurni i malati. Allora mo torno a fatica a Londra. Aspetta un momento. C'è martedì, il 1 maggio, nata festa. E chi lo manca per se sarà in 2 litri, Londra e poi torna a casa. No, no, torno direttamente mercoledì. Mi dispiace solo che è morto, venne un in novembre, sennò tirava tutta la stagione. Terza regola, firmiamo qualche rata in meno. Se no, fra poco, quando moro qualcuno dal notaio, il vostro testamento sarà direttamente un pignoramento. Tra l'altro, possano si pubblicitare le banche che fanno i prestiti. La davo tu, sì, c'è la pubblicità di banca intesa. C'è scritto che faceva prestiti anche a pignorati, protestati, cattivi pagatori e senza garanzie. Era proprio un curriculum rosso, non ci mancava niente. Azzo, si tenete un valore aggiunto, non faticava. E che hanno fatto? Ma messa la pubblicità, ma anche sulla fotografia mica ancora. Ma che pensavo, direttore di banca intesa, non ci capì. Tra l'altro, alcune finanziarie hanno le banche dati, si sa. Sapete cosa sono? Si comprano le informazioni sulla vostra famiglia. Sanno il nucleo familiare di quante persone è composto, che età hanno i vostri figli, perché vi devono proporre i finanziamenti mirati, fatti apposta. L'altra volta chiamai una casina, amico mio, dicendo: salve, lo sa che con un quinto della sua busta paga lei può avere subito 3.000 euro in prestito per comprare lo scooter a suo figlio? Sconnetto compagno mi: salve, lo sa che possiamo mettere un mutuo in coppia di spalle per lasciare una casa a su magna franca e i figli, ma la busta paga è rimasta sullo francobol. Si può pigliare la garanzia bene, se no facete una cosa, mettete un coppo o scudo, passate a più a mio figlio e gli andate a fare con l'utente definitivamente. In questa società del consumismo, voglio dire, tutto diventa vecchio subito. Tra l'altro, gente che sa da mortificare, sa da giustificare, gente che ha una Fiat tu, si giustifica, dice: no, io poi la tengo per figli fatti me. Cazzo significa? Ma perché tengo un Mercedes figli fatti là, che significa? Ma perché sanno giustificare? Meno male che almeno il mercato delle auto in Italia va bene, anche perché c'è la Fiat che si è ripresa, o almeno così dicono. Anche perché la Fiat, amico mio, ultimamente ha assunto dei manager, ognuno il loro tenno cervello da minima 3-4 lauree però. Si vede già dai nomi che hanno dato alle macchine. La nuova 500, la nuova Panda, la nuova Croma, la nuova Bravo. Ma a fine l'anno stiamo aspettando la nuova 850-27 bis. Sì, ma bro. Ma attenzione, il più geniale di tutti è Sembis. Sembis. Lavo. Cioè, lavo. E non ci fai la buffata da. I neuroni che faticano la mattina e la sera. Non si riposano mai.
Cioè, signori miei, per anni avevano fatto le macchine con quattro ruote motrici. Dietro scrivevano semplicemente 4x4. L'APA fatta la Fiat 16, ha scritto totale la redama. Tu genio! Tu non sei un lapa, sei un lupo! Ma dici che i cervelloni in Italia scappano all'estero? Ehi, i miei corpi hanno lasciato qua! Se un cervello in rapa non sta fuggendo all'estero! Signori, qua c'è poco da ridere. L'India ha fatto un'utilitaria, si chiama la Tata, costa 1.500 euro. C'è anche il modello lusso, costa 1.800 euro, con lo stereo per sentire musica. Si chiama la Tatangelo. Qua mi fermo sempre un secondo, perché sa sempre chi lo ha avuto compagno, dice, lo stesso nome era cantante. Pure si pubblicità in macchina sulla palla. Modello base 9.000 euro, vai in concessionario, lui passa là vicino e la macchina arriva a 13.000 euro. Tu vai in concessionario, dice vicino concessionario, salve, ho visto quell'offerta della macchina a 9.000 euro. Chi gli dice, prego, si accomodi. Innanzitutto chiariamo una cosa, quello è il modello base, ci voglio due option al vicino per la sicurezza. Allora vediamo, freno, frizione, cambio, va serve? Dice, dipende, se ci metti i fili elettrici, coppo di tavolo, si mette pure coppi binari. Dice, sempre per quanto riguarda gli optional, i finestrini come li volete, elettrici o a manovella? Ci metto un attimo, un modello base che tieni il porziano avvicino. E poi per quanto riguarda, voglio dire, la manovra, ci sono i sensori di parcheggio, sono utilissimi. Uso ancora il vecchio sistema, una botta a naso, una botta a rete, la macchina tra l'altro. Poi deve sapere lei se vuole l'HPB, il BBL, il BBC, il BBB. State mai a sentire, dato che è in due traffico e sono nervoso e mi fumo una cinquantina di sigarette, l'unico accessorio che mi serve è una sceneriera a forma di suppiro, riesco ma la fotta però. Ora hanno fatto anche il box da tetto per auto, è un portabagagli supplementare, perché non bastava quando andavi in Calabria d'estate, care tu portabagagli era la station wagon, ci mettevi un televisore, un forno a microonde, un scaldo a bagno, un bidet, che quando venivano i mariuoli a casa a Ferragosto era prima la porta, c'è il cacciaso, sono venuto a rubare un genio piano di coppia. Ho tenuto schiattati in una macchina, che tu puntualmente dici, mamma mi sento male, mi prude la gamba, mi gratto ma non mi passa, e frate che riceve a cicrire, strunzo, stai rattando la coscia mia, ma so. Non bastava, ma c'è anche il box da tetto per auto, un portabagagli supplementare. Casomai a Calabria buttato pure un balcone, mi è su razzina, è peccato tu lasci la casa. Tra l'altro non so se avete visto la forma, sono rettangolari, di colore scuro, la auto superai una macchina, coppa l'autostrada, in un box, coppa un dito, papà si faceva un segno della croce, pensava che siamo morti tutto. Si sono sovvertiti tutti i valori. Che senso ha che io posso comprare una macchina con una rata da 80 euro al mese e poi 300 euro un mese ce l'ha già un benzinaio? Si sono sovvertiti i valori. Che poi, sì, benzinaio, fateci caso, tiene sempre paura che ti fottono. Posta pure un temporale, tu scendi in mano, ci ricchi, apri il pieno e stai sotto all'acqua che sta guardando. Un benzinaio, tu guarda, dici, credo, sto facendo un sciampo, credo, ok? Il puntualmente capistola arriva a 50 euro e 4 centesimi, gli 4 centesimi t'hanno fottuto, che lui pur di arrotondare sta mezz'ora a fare così tutto, 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 finché dopo mezz'ora tu dici, gentilmente quando ha sentito un ruttino fermato perché la macchina soffre lì. Ma fanno anche le benzine raffinate, costano un po' in più, però hanno più ottani, la macchina va meglio. La scella fatta a V-Power, là da auto così si fermava con la cinta e tu dici, asce. E tu benzinai vicini, dice, salve, vuole la V-Power, costa un po' di più, ma la macchina va meglio, c'ha 3 ottani in più. E tu dici, la macchina va meglio, c'ha 3 ottani in più. E ti state mai sentita che questa macchina tiene 30 anni. L'ho ottenuto super i 30 anni fa, quello che aveva 400 lire lì. Io ho occhi giorni che si mettono lì 3 vinaglie, la macchina va solo in diretta a me.
Tra l'altro questa superproduzione dei beni va anche a discapito della qualità, perché a furia di produrli velocemente stanno facendo cosa una mesa munnezza. La Nestlé l'anno scorso faceva un latte per creature, l'inchiosso della scatola gli va finito un latte. Mia sorella, sapendo questo, nel biberò ci ha messo un latte omega 3. Tempo fa ha letto sul giornale che nel latte omega 3 ci sono gli acidi grassi dei pesci. Ma in dubbio però metti direttamente un papà di cozzo. E perlomeno se la creatura da sta male, se ne vede bene. Stanno lanciando delle cose sul mercato pur di vendere, cioè, certi munnezzi. Yogurt, zucchine e fragole. Dessert, mulignano e pane. Ma anche solo un babà che pasiello. Io tirami su un zogno e ricotta salata. Tra l'altro più aumenta la crisi e più aumentano i prezzi. La davo di tru pesci vendere, un pesce spada 28 euro al chilo. Che ha fatto? Un duello per catturare chi? E viene al ristorante alla fine il proprietario portato conto un filetto al sangue 36 euro. Ci dice, perdonatemi, lo sangue la vacchia, lo sangue, io non so capire. E non parlare a Milano, là poi naturalmente, quando aumentano i prezzi, là non ci vedono proprio. Tempo fa camminavo per via Monte Napoleone, una delle più esclusive di Milano, a un certo punto in una vetrina vidi un pantalone di Dolce & Gabbana, ci tazza bello, ho muccato. Entrare nel negozio, ci avvicinavo, ho messo su il pantalone di Dolce & Gabbana in vetrina. Quanto costa? Lei, sorridendo, ci dice, 6.000 euro. Che lei, ma quello è di pitone, se ti hai fatto mi sta stragnando un cane, non è una cosa, arrivederci. Sempre a via Monte Napoleone, ma se ti hai un bar piano caffè, c'è il cameriere un espresso, ho per 10 minuti arrivato in un caffè con un scontrino, quindi c'è il cameriere, vado imbrugliato, ci chiesto un espresso, non Eurostar, ma purtroppo... Ma sfugate, sfugate. Ma attenzione, per quanto riguarda l'economia, se noi in Italia andiamo a due all'ora e il mercato asiatico sopravanza, i più veloci sono sempre gli americani. Loro sono straordinari, in America vanno a 2.000 all'ora. Pensate, in America stanno vendendo i prodotti antifumo, cosa santa. E sapete chi è che sta vendendo i prodotti antifumo? Chi è che sta facendo i soldi? Vendendo? Ah, Filippo Moro. Geniale! È come se facesse un rappresentante dei prodotti farmaceutici. Bussasse il porto, chiara poco, chiava una capata in faccia, poi che salve, vedi che sta c'è pochi sangue, una cassano c'è rotta, non da boh, è stata fortunata, eravamo 30. Geniale gli americani. Per non parlare della tecnologia, ci stiamo insalando in tutto qua. Sanno sti televisori nuovi, 300.000 funzioni, sai che ne fa? La davo ad ordinare un 20 pollici, ma tu facchina a casa, uno pacca tanto. Cioè, tu guardate, vi siete sbagliati, ho ordinato un 20 pollici, non un 50. Il nuovo dice, ma che capite? Chi sono i libretti e le istruzioni? C'ho 5 anni per leggere. Arrivato a metà libretti, già è scaduto la garanzia, sono passati 3 anni. Lo Sharp Aquos, 460 miliardi di colori. A rogazzo l'avete pigliato? Cioè, si hanno occupato in due televisori, hanno figliato là dentro. Che colore esce là dentro? L'arangiallo, marron blu, che colore sta nascendo in televisione? Li fanno sempre più economici per si fa concorrenza fra di loro. I cinesi hanno lanciato un 42 pollici sul mercato, ho detto a fare là da voi in due magazzini. Era così pazzerino. C'è tu come sapò, però chi su pollice cinese? O occhio pezzerillo di nus. Addirittura i giapponesi all'ultima fiera della tecnologia hanno presentato un televisore 200 pollici per vedere le partite da casa con effetto da stadio. Ha cipiato in misura, ha calcolato il suo voglio mettere due salotti, ha sfuno su fitto. I nuovi piani colpi si vedono i colpi da essi, invece che punizione, a fine la partita ci chiamiamo e diciamo mi aiuto a finire, se no non sappiamo mai.
gente di un'ignoranza abissale si accatta la parabolica per fare i canali stranieri, la CNN, Al Jazeera. Ma imparammoci prima a capire i canali italiani, che se l'avessimo capito, mo che avessimo studiato questa televisione. Pensate, un mio amico è fissato per l'Egitto, si è accattato la parabolica e sotto il giorno che ha avuto le comande sta cercando un canale suo. Qua mi fermo sempre un altro secondo, che sta sempre il vicino compagno, come canale suo, e sei inubito che la parabolica. Io compagno a fare la parabolica, più traghetti, più canale suo. Gli steri per auto oggi li fanno a comandi vocali. Cioè, manca più bisogno che fai che la mesa flessione corri di lì. Che... Tu dici vicino allo stereo il numero del brano, il cantante, e lui lo cerca nel CD. Là davo dei CD vicino allo stereo. Brano numero 14, Toto Cutugno. Rispondi tu, stereo, già faccia tu di cambiare brano. Tra l'altro la vergogna è che oggi con tutti gli incidenti che succedono sulle autostrade e sulle superstrade si sono permessi di fare gli steri per auto che si vede il televisore e il DVD. Tempo fa un mio amico stava da solo in coppa all'autostrada, stava guidando e si avrebbe un DVD pornografico. A un certo punto sai una Ford Fiesta in giro, si accapputava tutte e due in mano, un compagno mio accetta in macchina alla notte. La Ford Fiesta accetta una vicchiarella, dice, ma non ho capito niente, cosa è successo? Un magno mi accetta vicino, c'è un vaso mocco, c'è, ah no, si sta ad esagerare! Si sterebbe in macchina, costa 900 euro, 1000 euro, ti memorizzano loro 100 stazioni radiofoniche, te le cercano loro col search, lo scan, e in coppa all'autostrada, non si capace di chiappare una stazione, una! No, una sapiglia, una sapiglia sempre, posta sotto la galleria, mise la nebbia, sotto la grandine, a due mere e mie sotto l'acqua che la macchina sta facendo i cozzi, Radio Maria! Miracolo! Cioè, secondo me sta nero uno c'ha posto la mattina a faticare la dente. Com'è possibile? Che poi, attenzione, può capitare pure che ogni tanto piglia una stazione, ma è matematica che all'improvviso arriva l'interferenza di Radio Maria. La davo da si in coppa all'autostrada, se andai a partito un Napoli, 0-0 al 90esimo, rigore per un Napoli. Ma vita grida, la cintura di sicurezza ci batte in coppa un parabrezzi, che... Il Rarati dice, allora vediamo il centravanti del Napoli sistemare la palla sul dischetto, si appresta a tirare, l'interferenza di Radio Maria. Diceva il profeta Isaia, chiunque può sbagliare nella vita, mamma rogarm! Questa tecnologia ci ha tolto anche il gusto della scoperta. Una volta quando una donna rimaneva incinta, per 9 mesi sognava sarà maschietto, femminuccia. Oggi con l'ecografia, dopo 4 mesi già sa il sesso. Dopo 5 mesi dottore vero dice vogliono sta buoni saluto. Al 6° mese dottore dice vogliono intelligente, farà l'avvocato. 7° mese dice sarà buona possibilità che fu magistrato. All'8° mese faccio un corso in notaio, al 9° mese vogliono esce, dice vogliono, fino a mamma parlare sulle fatiche, ma una cosa di sorte quando si fa. Il computer, perché se io compro il computer sono costretto ad avere il collegamento a internet, perché anche se non lo voglio la Telecom un coppa a bullet mi mette Alice Free 200 euro e non è capitato solo a me, perché? Tanto è vero che ieri mattina un portiere mi disse come un pazzo che ha la bulletta a mano vicino alla moglie, cioè tenendo meno 200 euro Alice Fritto. Oh, capisco perché hai azzavato quando è un work questo mese. Signora, state chiagnendo, state rarendo, facendomi capire. A un certo punto
La signora ha fatto un occhio così, mi dice, ma lo sto in dall'acquario, non vorrebbe più la signora. Io devo capire una cosa, perché sta una cosa strana. Voglio dire, sta una filacca, una filalla, e poi ha messo un signore a mezzo su lì. Che te ne cocco malattia, Cristiano, che succede? Siamo a te, socializzato un po', non è possibile. Oh, signore, all'inizio non lo spettacolo, si fa risate le parole, maronna mia. Che tristezza. Sono su lì. Che vanno fatti? Ma io non lo so. Allora, dicevo, una cosa buona però c'è stata nella tecnologia, l'invenzione del cellulare. Sotto alcuni punti di vista ci ha facilitato la vita, sotto alcuni, sotto altri no. Tra l'altro il cellulare lo sappiamo benissimo, se lo tieni troppo tempo vicino all'orecchio fa male. Fateci caso, se stai in macchina parlando con un amico, un cellulare vicino all'orecchio, dopo un quarto d'ora, 20 minuti comincia a sentire una dura frittura. Vi rindo spicchietto, tu posso la ricchi di una purpetta casarza. Meno male che hanno messo in vendita l'auricolare. Sa chi lo fila, l'amico mi quattro mai tre mesi, all'improvviso da ravoglio tu lo fili. Una volta stiamo parlando un amico in da mangi, c'è vicino, ci ha lasciato in capicino frena la mangi, voglio andare. Grazie a Dio hanno fatto anche quello senza filo, chi lo caparà a basetti little to. I primi due giorni sente perfettamente. O terzo uno comincia a sentire scarica, me ne stai parlando con un magnina, ma o quarto uno me ne stai parlando con un magnino, arriva l'interferenza. Diceva il profeta Isaia. Il fatto che il cellulare fa male vicino all'orecchio, le donne l'hanno capito subito, perché sia chiaro, signori uomini, non la prendete a male, le donne stanno sempre 10 anni più annanzi rispetto a noi, ammettiamolo. E mi fa piacere che ha fatto l'applauso, ma vi spiego perché ha così vi tagliato sti manellaro. Sapete perché i femmini stanno 10 anni innanzi rispetto a noi e l'hanno capito, con il cellulare fa male vicinare. Fanno sti telefonate con bagnami per sparagnare i soldi in tasca ed un millesimo di secondo. Come cazzo fa? Avete mai visto? Chiama! Cadulli sti telefonate e dice, ma ci chiama! È bello perché la voglio andare a letto, ma quando mai faccio solo squillo, chi chiama? E allora a questo punto, dato che abbiamo toccato questo tasto, parliamo dell'argomento donna. È arrivato il momento. Eh sì, perché non so chi è venuto a vedere il mio spettacolo l'anno scorso, si ricorderà che io denunciavo il fatto che l'uomo italiano nella classifica degli amanti focosi a livello mondiale era sceso al 20° posto. Già una figura in merda esagerata, al 18° posto coppa a noi si pure scozzese che la miniconica su una vasa, boh! Ma non è bastato, no, un paio di mesi fa hanno fatto una statistica e la donna italiana è risultata la prima al mondo a essere appagata sessualmente. Boh. Sa qualcosa che non quadra. Amico mio, non rirro, mi segui attentamente. La già fa capire parecchie cose con questo fatto. Sarà lei pure sta a fianco a te, ma capito? Sarà lei su lì. Se noi uomini siamo al 20° posto come amanti focosi e voi al primo come donne soddisfatte sessualmente, la domanda sorge spontanea. Con che cazzo state facendo? Signori, qua c'è poco da scherzarci. Ci stanno prendendo per il culo in tutto il mondo. L'anno scorso, durante i mondiali del 2006, in Svizzera, amico mio, si permise di mandare uno spot in Italia per pubblicizzare il turismo, rivolto alle donne italiane che facevo più o meno così. Donna italiana, sei infelice perché tuo marito ti trascura per vedere le partite? Vieni in Svizzera, che ti consoliamo noi. E a rete si va a fotografare un montanare svizzero. E no. No, oramai è troppo. È vero che uno in un rapporto le corna se le può immaginare. Tanto è vero che molti dicono, basta che non venga a sapere.
Posta pure uno struzzo che va di tutto per venire a sapere come chi l'amico rumiglietto dell'investigatore privato c'è tevronchi 50.000 euro si portate in fotografia e mia moglie ha letto con la manda. Dopo tre giorni l'investigatore portò in fotografia, la moglie si va a letto con era l'investigatore. Cioè tratemi i soldi che la moglie era vostra pagava 30.000 euro. Però dico, a parte questi strozzi, uno le corna se le può immaginare. Ma non con lo svizzero, amico mio. Eh no. Con lo svizzero abbiamo toccato veramente il fondo. Ma manca solo l'eschimese che dice vicino a moglie, vieni un Polo Nord, tengo un bel baccalà. Io picco me che dice un'ora retta a marito, tant'ava e tanta stronzo. E tu picco me mi piglio paura. Che secondo la legge della compensazione un pigmeo è pericoloso. La signora va a capire che si dice tengo un pigmeo sotto il letto, ci va io si usa allerta. La colpa di tutto ciò sapete di chi è? È di questi uomini italiani che fanno le pubblicità in televisione dei profumi, di queste crimine antirughe. Ah, ti visto senza un pilombietto, si fanno a cerettare troppo po'. Oggi c'è anche chi si depila lì, al centro. È una nuova forma di alopecia. Praticamente tu passi questa crema depilatoria, aspetti una decina di minuti, poi passi un pezzo e diventi completamente liscio. Poi ti metti un pannolino, fai una poppata con il biberò e ti vai a cuccare il farfallino con il cariglione. Attenzione, chi vuole sperimentare questo fatto non faccia mai la stronzata che fece il mio amico Salvatore, che per fare primo posto la crema depilatoria usò il rasoio elettrico. Puzzo sciuliamo, ma andà come ti vuoi chiamare sa sapatnes. Molti uomini, per stare al passo con le donne, oggi si stanno iscrivendo in palestra, fanno fisico un poco più tonico, elastico. Ma sì, palestri mo su cagnata, signora mia, non sono più i palestri quando ero guaglione. Quando ero guaglione tu andavi in palestra, pagavi l'iscrizione, poi potevi stare pure là a guardare. Ci ha pagato l'iscrizione, voglio guardare. Oggi mi fili fa niente, tanto ci pagate. Oggi no, c'è l'istruttore, ti segue dall'inizio alla fine. Chi cazzo ti ha chiesto? Ti fa la scheda, la dieta, ti dà contro il peso, ma chi ti ha chiesto? E poi chi si scarica la dieta fanno paura. Dove mettere manco coppa a bilancio, se ne accorgono con gli occhi. Come cazzo fa? Martedì dopo Pasquetta tornai a palestra, l'istruttore mi ha detto, ma fermai, c'è, ti aspetto un momento. Allora, mi succhi le caprette che così. Lui ricotto salà, un salà, mi succhi a satire e mezza pastiera. Ruscite 50 flessioni, siete, siete, facciamo 300, perché a casa è rimasta nata mezza pastiera, non la potevo mettere. Perché in palestra, mentre sto sul tapirulano a correre, l'istruttore viene vicino e ti mette la velocità un massimo. Chi cazzo ti ha chiesto? Mi ha fatto l'occhio a fuori, perché? Ma cerca anche di incitarti, per non ti fa smettere. L'altra volta ti metti vicino e mi ha detto la velocità un massimo e faceva, dai che ce la fai, dai che è tuo, dai che è tuo, dai che è tuo, dai che è tuo. Se niente, se io mi porto a casa, rimane faccio nata a mezz'ora, ma ce la faccio più. Perché sulle ciclette in palestra oggi deve uscire il numero delle pedalate che hai fatto in da un minuto? Che resta violenza psicologica? Perché? Tu stai là per fare i tuoi, se c'erano 45 pedalate al minuto, se l'hai saltata a fianco a te 120 pedalate, poi in coppa la cicletta tua 45, guarda con quel sorriso mi dice, sei a pelo fra... E tu ti hai pure mortificare, dice no, ma a me piace fare una passeggiata, fare un poco panorama, a respirare un po' l'aria fresca. Ma attenzione, peggio degli istruttori ci sono i dietologi. I sono un po' pesatici, si divertono. Tu vai dal dietologo, ti siedi, gli fa, allora innanzitutto la dieta non deve essere sofferenza. Ci hanno capito. Ora vi do io una bella dieta, non si preoccupi. Allora vediamo un po'. La parmigiana in mulignana va mangiata, vi piace?
Mazzatoio. Su tu mandava. U gattui patà. Di noi. Tu bette fagiolo e cozzo. Quanto è che la manca mamma mi fa si cosa. Bene, da oggi in poi che si? Ma la nascuta però. Ma la fa culo, mo diceva su. Ma che è una tortura cinese, a poca volta, mo stai dicendo. Però non vi preoccupate, nella mia dieta si mangia tantissimo. Allora, 300 grammi insalata, 400 di radicchio, verdure a volontà, dice dottor perdonatemi, dopo per pascolare ma ci metto un campanaccio o ne posso anche fare a meno? Dice, ma non è finita qui, ci sono anche 400 grammi di petto di tacchino. Non si va a mangiare un petto di tacchino, fratello. Che cazzo è? Se cadura la pressata, che è che la non si va a mangiare. Io poi tra l'altro ho capito perché fate i magri un petto di tacchino. Poi mangiare pure 400 grammi. Ruscendo vanno a finire la panza, ruscendo rimane miseri. C'ho una passata di trapro, tu lo aro. Sta gente la sera che ci vicinavamo, io un cucinavo, mi è rimasto pochi petti di tacchino d'ora e ho pigliato poco cavo. E poi, sfugato. E poi il petto di tacchino già fa schifo di per sé. Mugliere lo fa ancora più una munnezza. O metto lui un minuto in coppa, e vado tutto in due piatti. Che tu puoi tagliare, ti aiuta con la coscia, talmente che è tuo. Prendi il primo boccone, che tu guardi che si fa. Allora, mo, com'è? Buono? C'è male, mo? Poco tuo. A ne è colpa tua. Secondo me, su tacchino te ne avevo pietre rifatto. Meno male che sanno le pillole sciogli grassi. E tutti i farmaci in coppa bangò. L'altra volta entrare in una farmacia per i pillole sciogli grassi, coppa bangò. Ci dicono farmaci su tu, ma sono buone queste pillole. Certo, ah, sono fenomenali. Queste fanno perdere fino a 3 kg in una settimana. Certo, sia chiaro, però non fanno miracoli. Uno vicino ci deve abbinare una dieta e un'ora di allenamento al giorno. Certo, tu allora non è che non fanno miracoli, fanno un cazzo. Ma c'è la dieta e non riallenamento, io ne perdo lo stesso tra chi non ha semmà. Ma che messaggi stiamo lanciando ai giovani di oggi? Ma che futuro possono avere davanti agli occhi? Ma pure a scuola, sto leggendo delle cose allucinanti, amico mio. Professoresse che con la scusa di insegnare anatomia fanno sesso con gli alunni sulle cattedre. Ma lo stiamo arrivando, signora mia. Ma lo stiamo arrivando. Ah, ci potevamo arrivare una ventina di anni fa! Oh, ci stiamo arrivando! Che a noi invece a scuola stiamo sempre l'ora di religione. Diceva il profeta Eseguaglio! E per concludere veramente, perché oramai le scarpe vanno solo loro, la sensazione a San Rui la certa, non me ne sono accorto. Io oramai non mi muovo più. L'unica cosa buona che è rimasta in questo ex bel paese nostro, l'Italia, l'unica che ci invidiano in tutto il mondo, o Festival di Sanremo. Quest'anno abbiamo avuto un'edizione di un certo livello, già dal parterre dei cantanti si è visto. Papà quando le getti i nomi, coppi giù, ha detto, oh, Albano. Aznada, Idemene Milva, Fabio Conca, Gianni e Marcella Be, pure Gianni Darelli, ma non potevano fare scavi Pompei, chi stanno? A chi l'ha organizzata? L'Imbas! Ma gli ospiti stranieri chi sono? Mosè e Cleopatra! Ha vinto Simone Cristicchi con una bella canzone. Ti regalerò una rosa. Secondo me ha piatto se sai, tu ci hai spugliato una capuzia. Ma non mi importa chi si capì.
Pure la nonna là da voto quando Uretti che andava per televisione, cioè, ma sta ornella vanno una a 60 anni. Ma quando è che va a parrucchi? Una cosa però mi ha fatto piacere veramente è che Robby Facchinetti, il ripù, ha cantato insieme a mio figlio, DJ Francesco. Pure che Robby Facchinetti ha pensato che voglio un sapone caga. Capo sta accorto, ci ha fatica insieme, che cioè, DJ Francesco, ricordate quando accetto qualche anno fa, che la capa con madre, mezza capa rasata qua, che teneva la frantina in un camion, ma poi che la canzone che faceva, come si faceva a ballare la canzone? Onestamente, con tutto qua, la canzone del capitano, non ci andava poco, va ricordato. Porta in alto la mano, sono il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano uccino, un passo avanti ondeggiando, un altro dietro salta, oh! Pagare i giochi senza fronti! In un ballo voglio fare, si faceva un infarto! Non bastava, cioè che tu 1980 non ci facevi fare l'Olimpiade, ma ricordate? Camminare, nuotare, ma vado a ballare sana sana, io te lo dicevo, cioè, voglio la medaglia d'oro, me ne fotta però! Signori, un applauso a Pino Mosca! Grazie! Soprattutto al fondamentalista napoletano Simone Schettino!